Non vorrei essere troppo autoreferenziale, però se va detto lo diciamo. Ecco, Angela è una ragazza eccezionale, una donna eccezionale, ha una capacità di fare e conoscere la politica veramente encomiabile, perciò il nostro cavallo di battaglia è una persona molto 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 valida. Ecco, perciò adesso do la parola ad Angela. Ascoltiamola con attenzione. Grazie ancora. Buongiorno a tutti, io voglio iniziare con dei ringraziamenti che non sono doverosi ma assolutamente sentiti. E vado in ordine sparso senza dare un valore a chi viene prima e a chi viene dopo. Voglio ringraziare tutte le persone libere che in tutta Regione Lombardia hanno autenticato le firme che abbiamo raccolto, perché anche grazie a loro abbiamo raggiunto il traguardo della raccolta firme e della possibilità di presentare la nostra candidatura. Tutti gli italiani che non si sono fatti prendere in giro, che non si sono fatti intimorire e che hanno sottoscritto le nostre liste, ci hanno offerto questa opportunità e l'hanno offerta a loro stesso riponendo in noi la loro fiducia. Voglio ringraziare tutti i candidati perché in una campagna anche per una campagna per le regionali l'attenzione viene comunque centralizzata sul candidato presidente, ma io non sono una candidata e una militante di Casa Pound abbandonata a se stessa. Ho al mio fianco, posso contare su una squadra di candidati, uomini e donne, che hanno messo la loro intelligenza e il loro impegno a disposizione e al servizio di Regione Lombardia. Voglio ringraziare quindi poi la straordinaria comunità di Casa Pound Lombardia che non si è risparmiata nelle due settimane di raccolta firme, che non si risparmierà in questa campagna elettorale, ma che comunque non si è mai risparmiata, né ieri, non si risparmia oggi, non si risparmierà neanche domani, per mettersi al servizio di Regione Lombardia e della nazione tutta. Abbiamo raccolto più di 14.000 firme. Come ha detto qualcuno prima di me, nonostante tutto e nonostante tutti, perché gli italiani hanno creduto in noi, hanno riposto fiducia in Casa Pound Italia e questa comunque è una responsabilità alla quale noi non abbiamo nessuna intenzione di sottrarci. E quindi proponiamo ai lombardi un programma che li possa difendere, dai nemici del centrodestra, che hanno già tradito gli italiani e che si preparano a tradire gli italiani per l'ennesima volta anche a livello nazionale. Si sono costruiti insieme alla sinistra una legge elettorale che non consentirà a nessuno di governare nel lungo periodo, che non consentirà a nessuno di fare proposte strutturali che sono quelle necessarie all'Italia per rimettersi in moto. Dobbiamo difenderli dalla sinistra, dai nemici principali di questa nazione, da Laura Boldrini, da Renzi, dal Papa, da tutti quelli che vogliono umiliare e continuano ad umiliare il nostro popolo, che vogliono sostituire il nostro popolo con gli immigrati, che hanno favorito l'immigrazione su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo difendere dai 5 Stelle, che vogliono fare la carità attraverso il reddito di cittadinanza agli italiani, ma non vogliono consegnare agli italiani un presente dignitoso e un futuro ancora più dignitoso. Tutti insieme hanno contribuito affinché questo Stato desse vitto, alloggio, assistenza sanitaria agli immigrati, facendo diventare gli italiani degli italiani di serie B, tradendo il mandato per cui sono stati eletti, cioè rappresentare il popolo italiano, mettere al centro della loro azione, dei loro pensieri il popolo italiano. Noi vogliamo ristabilire, come avete potuto sentire anche nel video, il sacrosanto principio di giustizia sociale che vede il prima gli italiani, perché questo è il motivo per cui ci si impegna nelle istituzioni, questo è il motivo per cui bisogna mettere la propria intelligenza e il proprio impegno a favore, cioè all'interno delle istituzioni, a favore degli altri. Come dicevo, hanno deciso di sostituirci e di spendere milioni di soldi degli italiani a favore degli immigrati. E allora il nostro principio base all'interno del programma delle regionali parte proprio da questo presupposto: il dirottamento di tutte le risorse che oggi vengono spese
per il business dell'immigrazione che riempie le tasche di pochi e impoverisce milioni di italiani, a favore delle politiche sociali, dell'istruzione, dello sviluppo del mondo del lavoro, della sanità, a favore degli italiani. Partiamo da questo principio per declinarlo per tutti i settori. Vogliamo che Regione Lombardia, che è titolare della legge sul diritto allo studio, si faccia ente del governo del territorio affinché tutti i comuni della Lombardia tornino ad erogare i servizi legati alla pubblica istruzione e a quello che è alle manutenzioni ordinarie e straordinarie per il patrimonio scolastico, tornino ad investire a favore di questi servizi. Vogliamo che Regione Lombardia torni ad erogare in tutti i comuni della Lombardia i servizi non soltanto a livello di minimo sindacale, ma che tornino ad erogare tutta una serie di servizi per diversamente abili, per anziani, per la prima infanzia, per tutte quelle fasce deboli della popolazione che oggi sono dimenticati e abbandonati da tutte le istituzioni, dal comune, dalle regioni e dallo Stato. All'interno del nostro programma abbiamo voluto richiamare anche quello che è uno dei cavalli di battaglia di Casa Pound, il mutuo sociale, perché Regione Lombardia è comunque una delle regioni dove l'emergenza abitativa non si è arrestata, ma negli ultimi anni è diventata sempre di più una piaga sociale. Sono sempre di più gli italiani che vivono per strada, che dormono in macchina, che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e che, se hanno dei figli, spesso pur di trovare un tetto sulla propria testa sono costretti ad avere il proprio nucleo familiare diviso, perché se composto da uomini e donne, gli uomini vengono comunque parcheggiati in alcune strutture per gli uomini e invece le donne finiscono nelle strutture per le donne. E questo, come potete immaginare, è assolutamente una cosa vergognosa, perché si va a disgregare quello che è il primo nucleo di formazione della persona. Cioè, si mette anche i bambini in condizione di non avere un nucleo familiare, un'intimità che consenta loro uno sviluppo psicologico, culturale, sociale assolutamente degno di questa definizione. Abbiamo voluto soffermarci sulla questione del lavoro. Molti dicono che la Regione Lombardia è comunque una delle regioni trainanti dell'Italia, ma questo non vuol dire che in Regione Lombardia vada tutto bene, perché è evidente sotto gli occhi di tutti che ci sono non soltanto giovani, ma anche persone avanti con l'età che magari perdono il posto di lavoro e sono costretti ad accontentarsi di lavori precari e mal pagati. E questa è assolutamente una tendenza che va invertita. Bisogna rimettere in moto il mercato del lavoro, bisogna che ci sia una regione che è assolutamente forte, che non consenta alle aziende di prendersi finanziamenti comunitari, nazionali e regionali e che poi spostano i posti di lavoro all'estero, perché la perdita dei posti di lavoro comunque in qualsiasi parte d'Italia impoverisce economicamente ma anche socialmente le nostre regioni e la nostra nazione. E comporta dei costi sociali da parte delle istituzioni, salvo poi, quando vai a rivolgerti alle istituzioni locali, trovare sindaci, assessori, dipendenti comunali che fanno spallucce perché non sanno come far fronte dal punto di vista economico alle esigenze che loro stessi, da parte degli italiani, che loro stessi hanno contribuito a creare. Dicevo, Casa Pound ha scelto di candidarsi in Regione Lombardia perché riteniamo che anche Regione Lombardia abbia bisogno del coraggio di combattenti come Casa Pound, che siano disponibili a tutto pur di difendere il popolo, come già è successo in passato. Io ho l'onore oggi di sedere a fianco a Simone Di Stefano, che è esempio tra gli esempi, persona che non si è mai tirata indietro nella difesa del popolo italiano e che ha dato a tutti noi, insieme a tanti altri dirigenti nazionali di Casa Pound, la spinta per non mollare mai, perché questo, vedete, è un momento storico veramente molto, molto particolare e noi non possiamo lasciare assolutamente nulla di intentato a difesa del nostro popolo. Come dicevo prima, abbiamo raccolto più di 14.000 firme per presentare questa candidatura, ma è necessario, per chi ancora non l'avesse fatto, veramente di non pensare di delegare ad altri la possibilità di determinare la nostra vittoria e la nostra presenza sia a livello lombardo che a livello nazionale.
perché noi siamo veramente la salvezza dell'Italia, perché tutti gli italiani che sono venuti a sottoscrivere le nostre firme, che ci hanno scritto, che ci hanno contattato per chiederci dove poterci trovare per presentare le nostre candidature, hanno riposto fiducia in noi. Noi siamo la loro ultima speranza, questo è quello che molti italiani ci hanno scritto sulle pagine Facebook, che ci hanno detto quando ci hanno incontrato per strada, ai banchetti o in qualsiasi altra occasione. E noi non possiamo tradire questa fiducia, non possiamo tradire la speranza di questi italiani, perché non siamo abituati a questo, non siamo quelli che in campagna elettorale fanno promesse, noi siamo quelli che si prendono degli impegni. Siamo quelli che si prendono degli impegni e che non importa poi se non riescono a mantenere quegli impegni nelle aule istituzionali, perché quegli impegni li mantengono anche fuori da quelle aule. Ed è quello che faremo. Se e quando entreremo in quelle aule sorde e grigie, noi porteremo gli impegni che ci siamo assunti con gli italiani. E se non dovessimo farcela, continueremo in tutti i posti d'Italia a mantenere quegli impegni e a fare in modo che quegli impegni siano soddisfatti. E sapete perché? Perché a noi di quello che ci chiede l'Europa non ce ne frega niente, perché a noi di garantire la legalità per penalizzare poi il principio di giustizia sociale non ce ne frega niente. Noi siamo la salvezza dell'Italia, ce lo chiede l'Italia e risponderemo che siamo pronti alla morte per l'Italia, alla vittoria.